Buonasera, siamo arrivati alla penultima, al penultimo incontro di questo ciclo. L'ultimo sarà il 28 di marzo, si tratterà di appropriazioni moderne, novecentesche del pensiero della cultura antica. Avremo allora Simona Forti, Mario Ricciardi, ci sono io. Già che ci sono, vi ricordo anche che il 30, sempre il 18, faremo una presentazione del libro di Mauro Morazzi e del mio libro, del mio libretto uscito da Carocci. Il suo si chiama La Terra Inquieta e il mio Chi Comanda Nella Città, e avremo con noi Eva Cantarella e Franco Trabattoni. Detto questo, l'argomento di questa sera è anima e corpo, sulla questione del rapporto tra dimensione psichica e dimensione somatica. Gli antichi hanno sviluppato un dibattito enorme, con una vastissima, diciamo, gamma di soluzioni conflittuali e rivali proposte. Questo segna da un lato la distanza rispetto al pensiero moderno e contemporaneo, dall'altra parte però anche questa stessa gamma di soluzioni rappresenta un tramite di continuità o comunque di stimolo, di interesse alla continuità problematica della questione, non alla continuità dottrinare. Ne parleranno nell'ordine Mauro Morazzi, che introdurrà, diciamo, la nascita della questione dell'anima nel pensiero antico, soprattutto ad opera di Platone. Ecco, grazie. Poi Marco Solinas, che è uno degli esperti principali del rapporto tra Platone e Freud, cioè dell'interpretazione freudiana di Platone o dell'influenza di Platone nella costruzione del pensiero freudiano. E infine Michele Di Francesco, che è rettore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, ordinario di filosofia della mente, che, come dicono questi stessi titoli, tratterà principalmente del problema mente-corpo o mente-cervello nel pensiero contemporaneo, con qualche riferimento al dibattito antico. Credo che di materiale interessante ce ne sarà parecchio. Do senz'altro la parola a Mauro, prego. Bene, grazie, buonasera. E per iniziare confesso, diciamo, una certa difficoltà, un certo imbarazzo nell'affrontare questo tema. Quando ci siamo trovati con Mario Vegetti e l'altro organizzatore di questo incontro, Mario Ricciardi, per decidere come organizzare l'incontro, come organizzare le sedute, chi invitare, e siamo arrivati a definire questo argomento, cioè il tema dell'anima e del corpo, come uno dei temi che andava assolutamente trattato, mi ricordo che non abbiamo avuto nessuna difficoltà a definire due degli invitati, nel senso che appunto abbiamo subito detto, conoscendo i loro lavori, che era fondamentale per vedere il rapporto, il problema anima-corpo nell'antichità e nella contemporaneità, nell'epoca moderna, era fondamentale invitare Marco Salinas e Michele Di Francesco, proprio perché ci permettevano di vedere questo problema nelle varie declinazioni moderne e contemporanee. Poi mi ricordo anche, probabilmente loro non si ricordano più, che invece loro due si sono subito coalizzati per dire: poi dell'antichità chi parla? Loro due, tu. Perché? E quindi io mi sono ritrovato a dover parlare di questo argomento. E appunto confesso un certo imbarazzo, nel senso che non è che sia semplicissimo parlare dell'anima. Noi abbiamo il tema era gli antichi a noi, quale passato per il nostro presente, quindi una serie di problemi, di nozioni che dall'antichità in qualche modo si sono trasmessi al mondo contemporaneo e quindi ancora oggi ci riguardano. E il punto di cui si potrebbe anche discutere è se l'anima, la nozione di anima, la parola anima, il concetto di anima, sia una nozione, un concetto, un problema che ancora ci riguarda, perché ci sono tantissime idee, nozioni che nell'antichità hanno giocato un ruolo fondamentale e che per noi oggi sono, come dire, delle astruse curiosità, oggetto di studio per qualche stravagante professore. Non so, pensate, se uno pensa, mentre venivo pensavo al problema del quinto elemento, della quintessenza, dell'etere nella cosmologia di Aristofane, di Aristotele, che ha segnato un dibattito per secoli, adesso per noi, diciamo, non ha più nessun valore. E ci si potrebbe anche chiedere forse se questo discorso non riguardi anche l'anima, perché onestamente, diciamo, potrebbe anche pensare che forse è una di quelle idee, di quelle parole, come appunto il quinto elemento, la quinta sostanza, quella che avrebbe dovuto caratterizzare la materia che componeva
il sole, la luna, i pianeti, che invece non era presente in questo mondo, che segnavano scarto tra il mondo sublunare e il mondo appunto dell'universo che ci circonda, si potrebbe dire anche l'anima, in fondo, è una di quelle idee che nell'antichità è stata molto importante, questa idea che c'è l'uomo, che l'uomo è fatto di un corpo e di un'anima, che l'anima è altro da un corpo, ma che poi sostanzialmente oggi, diciamo, alla luce delle ricerche più recenti, ha lo stesso valore della quinta sostanza o del flogisto, che è un'altra roba di che hanno appassionato per secoli i filosofi, gli scienziati, adesso appunto penso che nessuno qua dentro sappia più esattamente di cosa si tratti. E quindi forse che sicuramente l'anima, la nozione di anima, la parola anima è uno dei termini, delle idee che più hanno esercitato un'influenza più importante, più significativa nel corso della nostra storia, di cui ancora oggi ci serviamo. La parola anima è una parola che usiamo senza rendercene conto in tantissimi contesti, però forse appunto potremmo anche dire che da un punto di vista più rigoroso forse ci potremmo porre il problema se ormai non sia venuto il momento di salutare questa parola e quindi di liberarci di questa parte dell'eredità. Molti scienziati tra l'altro la pensino così, perché ogni tanto mi ero fatto un po' di ricerche ed effettivamente c'era una serie cospicua di studiosi, di scienziati, di neuroscienziati che appunto dicevano che ormai è, come dire, è un aspetto folcloristico continuare a usare questa parola. Quello che voglio fare oggi io, quindi, dopo aver dichiarato l'imbarazzo di fronte a questo problema, è non certo difendere l'importanza della nozione di anima o difendere il fatto che dobbiamo ancora usarlo, difendere l'esistenza dell'anima. Semplicemente quello che mi propongo di fare, un po' nello spirito di questi incontri, è di mostrare perché i greci si sono inventati questa idea o hanno introdotto questa idea, hanno scoperto questa cosa che è l'anima. Quindi cercare di capire a che cosa è servita l'anima, a che cosa è servito il pensiero dell'anima nel mondo antico e vedere appunto, e come dire, e vedere in che modo questa riflessione potrebbe risultare ancora utile per noi. È un po' un tema che è emerso tante volte nei nostri incontri, in questi incontri che abbiamo organizzato qui, cioè che molto spesso quello che rende ancora viva, ancora interessante, ancora utile il mondo antico, l'eredità antica, non è tanto nel fatto di darci delle risposte, quanto nel fatto di aiutarci a problematizzare una serie di questioni fondamentali che ancora oggi riguardano la nostra vita. Siamo partiti con la democrazia e adesso arriviamo all'anima, quindi non tanto, diciamo, l'eredità antica funziona ancora non tanto nella misura in cui ci dà delle risposte, quanto nella misura in cui ci aiuta a definire, a comprendere meglio i problemi con cui noi abbiamo a che fare. Questo non vuol dire appunto ereditare passivamente la tradizione, ma metterla in discussione per vedere in che modo possiamo usarla o servircela, in che modo ci può aiutare. Quindi quello che faccio è di introdurre, di presentare in che modo si è sviluppata questa idea, qual è la sua storia, quali sono, diciamo, il suo ruolo all'interno del mondo antico. E, diciamo, per semplificare il percorso, per non dilungarmi troppo, possiamo dire che per una volta possiamo trovare senza troppe difficoltà abbiamo un protagonista assoluto intorno a cui possiamo lavorare. Cioè molto spesso quando lo storico deve individuare, cercare le origini, le fonti, in questo caso sostanzialmente possiamo dire che noi abbiamo una figura dell'antichità che ci permette di comprendere il significato e l'importanza dell'anima per gli antichi, e questa persona naturalmente è Platone. Se c'è qualcuno che ci aiuta a comprendere cosa significa l'anima nell'antichità, questa persona è sicuramente Platone, perché, diciamo, la dottrina dell'anima, potremmo dire, è veramente uno dei risultati più importanti della filosofia di Platone, nel bene o nel male. Nel bene, se diciamo che l'anima ci serve ancora, nel male, se invece diciamo, come pensano molti filosofi contemporanei, che la filosofia di Platone è qualcosa che va radicalmente rovesciata o totalmente abbandonata. Non voglio dire che la nozione di anima sia stata inventata da Platone. La nozione di anima è l'idea dell'anima, l'idea che noi che c'è qualche cosa in noi che ci rappresenta veramente, che altro, che non è, che non si esaurisce completamente nel corpo, che non può essere ridotto unicamente al corpo di cui siamo fatti. È un'idea che risale molto più indietro. È un'idea che ha una sua storia, che è una storia che è stata studiata approfonditamente in molti studi importanti e famosi. Penso che tutti abbiate sentito parlare, conosciate il libro di Dozzi, Greci l'irrazionale, e lui mostra in un modo molto convincente, interessante, come quest'idea, cioè l'idea che esista dentro di noi un qualche cosa che non è, che è indipendente in qualche modo dal corpo che ci compone, e che questo qualche cosa è ciò che veramente noi siamo,
e non è qualcosa di interamente riducibile al corpo e quindi alla dimensione materiale in cui noi siamo immersi, è curiosamente un'idea che viene da un posto inaspettato, un'idea che si sviluppa o che arriva in Grecia per la prima volta dalle steppe asiatiche, cioè dalle tradizioni di questi pastori nomadi, dallo sciamano, da queste tradizioni sapienziali lontanissime da noi, in cui appunto c'è questo sciamano che ha queste doti particolari, questa capacità di staccarsi dal corpo, di vivere la propria morte, di fare esperienze, di vedere il passato, il presente, il futuro, di vivere una morte rituale, le incubazioni. È in questo contesto assolutamente bizzarro e strampalato per noi, che per la prima volta si definisce l'idea di un'anima come qualche cosa che è altro rispetto al corpo. E quest'idea poi, con le varie migrazioni, le comunicazioni tra i popoli, insomma, nel corso del tempo, è un'idea che fino a dopo un po' arriva in Grecia e ritroviamo in diversi contesti, lo ritroviamo nei contesti sapienziali, in contesti appunto di tradizioni religiose, queste stesse idee che abbiamo trovato negli sciamani delle steppe asiatiche, poi le ritrovate in molte pratiche delle tradizioni religiose greche. Ad esempio, tutti, per chi conosce un po' il mondo antico, questa ossessione che hanno i greci di andare nelle caverne per vivere la loro morte, per vivere questo distacco tra l'anima e il corpo, riscoprire la propria immortalità, è un altro modo di vedere, appunto, come dire, di fare questa esperienza della morte rituale, cioè di andare sottoterra, quindi di fatto come di morire, per vedere che non si muore perché c'è una parte di noi che si stacca, è qualcosa che ritrovate ovunque nel mondo antico ed è, diciamo, ancora una volta un portato di quelle tradizioni che poi progressivamente viene sviluppata e la ritrovate, probabilmente tutti hanno già pensato, la trovate in Pitagora, che è il primo, diciamo, che la presenta in un modo filosoficamente più tollerabile, no? In cui appunto c'è l'anima che si rincarna, le metempsicosi, eccetera, eccetera. La trovate poi in Socrate, in un contesto completamente diverso, in un contesto in cui ormai siamo entrati nella città, per cui quello che conta non è più tutta questa dimensione religiosa, sapienziale, un po' bizzarra, ma è l'idea che appunto noi siamo in qualche modo la nostra coscienza. La nostra coscienza non è solo il nostro corpo, noi siamo qualcos'altro. Quest'idea, appunto, che ha questa storia, troverà una teorizzazione, una sistematizzazione veramente interessante e approfondita ed esaustiva da parte di Platone, che è veramente il pensatore dell'anima, colui che in qualche modo definisce, mette a punto l'idea dell'anima e la trasmetterà nei secoli a venire, appunto fino a oggi, dove per la prima volta, dopo tantissimo tempo, si inizia a dire: ma forse è il momento di salutare questa storia. Diciamo, perché Platone? Cosa sono gli aspetti importanti nella riflessione di Platone per evidenziare l'importanza di questo punto? Sarebbero tante cose da dire. Diciamo, a Platone l'anima serve per affrontare una serie di questioni, sono fondamentali, che servono in qualche modo a definire meglio che cos'è l'essere umano. Prima di tutto l'anima viene introdotta per affrontare il problema della vita. Noi abbiamo, cioè, come dire, per mettere a fuoco questa questione fondamentale. Noi siamo degli esseri viventi e Platone dice che questa cosa deve essere in qualche modo ricondotta al fatto dell'anima, perché io e questo tavolo siamo fatti della stessa materia, e allora perché io vivo e il tavolo no? Perché io mi muovo e il tavolo no? Evidentemente io possiedo qualche cosa che il tavolo non possiede. E questa cosa, dice Platone, la chiamiamo anima. Potevamo chiamarla come volevamo, l'abbiamo chiamata anima. Cioè l'anima serve a spiegare il principio della vita. Se voi vedete tutta la tradizione filosofica precedente, l'idea di vita è in qualche modo un'idea che non viene tematizzata, cioè si ritiene che la vita sia un fatto, che la materia sia vivente, tutta. Platone più radicalmente dice no, c'è qualcosa che vive e qualcosa che non vive. E per parlare di questo problema, per metterlo a fuoco, ci serve la nozione di anima. Ma non basta questo, perché a Platone in realtà questo aspetto interessa poi solo in un modo marginale, sarà piuttosto Aristotele che affronterà questa questione in un modo molto più approfondito. Serve anche per spiegare un'altra cosa che è ancora più importante, serve per spiegare veramente ciò che caratterizza l'essenza degli uomini, ciò che noi siamo propriamente, il fatto del pensiero, il fatto della comprensione, il fatto della conoscenza, il fatto della coscienza. Ancora una volta, perché è così importante l'anima? Perché noi siamo la nostra anima? Perché l'anima è questo, è dove si pensa, è dove si riflette, è dove si conosce, è dove si dà un senso alle cose. È qualcosa che ancora una volta caratterizza soltanto noi, è qualcosa che possediamo soltanto noi. Ed è qualcosa quindi che in qualche modo viene ricondotta alla nozione dell'anima. Quindi vedete,
lo sforzo teorico di Platone. L'anima magari è un'idea bislacca e bizzarra, sicuramente era un'idea assurda quando c'erano sti sciamani che facevano i loro morti rituali per scoprire il presente, il passato e il futuro. Però l'idea di Platone è: mi dovete trovare una soluzione alternativa per spiegarmi come nasce la vita e da dove si sviluppa il pensiero, e se il pensiero sia interamente riducibile all'organo, al corpo che in qualche modo pensa. Noi potremmo dire oggi più concretamente al cervello, alle sinapsi, a tutte le cellule del cervello. Questi sono i due problemi. Per Platone evidentemente no, c'è qualcosa che vive e che non è il corpo, perché il corpo è qualcosa di morto, come dimostra il fatto che dove non c'è l'anima, come in un tavolo, non c'è vita. E allo stesso tempo la funzione dell'anima è anche quella di spiegare il perché del pensiero, che di nuovo è qualcosa che non è interamente riducibile al corpo. Questo apre delle prospettive, questo è il punto più interessante, apre naturalmente delle prospettive delicatissime e complicatissime per Platone, perché poi bisognerà capire, una volta che anche uno accettasse, come verrà fatto per un lunghissimo periodo di tempo che va ben oltre la fine dell'antichità, e che l'anima esiste, che esercita, che è deputata a svolgere, cioè a esercitare queste due funzioni, poi bisognerà anche spiegare come si fa a tenere insieme la vita e il pensiero, che sono due robe diverse. Questo è un problema, ad esempio, che in Aristotele diventa un problema gigantesco, perché non sono la stessa cosa vivere e pensare. Questo è un primo problema che non voglio affrontare, su cui non voglio dilungarmi, perché sennò non riusciamo, mi rubo troppo tempo, quindi mi limito più a sottolineare i problemi che a dare le risposte. Comunque questo è il motivo per cui Platone introduce il problema dell'anima, il tema dell'anima. Sostanzialmente potremmo dire che l'anima, Platone sviluppa questa nozione di anima riprendendola da questa storia, ma dandogli appunto un'elaborazione molto più approfondita e interessante, che avrà infatti una posterità immensa, perché sostanzialmente è il modo che Platone mette a punto per poter parlare dell'essere umano, di che cosa siamo noi. Ho bisogno, per poter parlare di che cosa è un uomo, ho bisogno di mettere a fuoco questa nozione. Allora, riprendendo un'immagine che ho trovato proprio in un saggio di Mario che ho riletto recentemente, che mi sembra molto interessante, si dice sempre: i greci hanno scoperto tante cose, hanno scoperto la democrazia, hanno inventato la democrazia, hanno scoperto l'anima. Allora noi potremmo dire così: Platone ha scoperto l'anima. Ma cosa vuol dire che Platone ha scoperto l'anima? Ci sono due modi di intendere questa affermazione. Vi faccio due esempi. Uno può dire: Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. C'era l'America, Cristoforo Colombo l'ha scoperta. Oppure uno può dire: ha scoperto l'equatore. Ora, l'equatore non è che è come l'America. L'equatore l'hai scoperto in un altro modo, nel senso che è un modo che tu usi, è una nozione che tu introduci per organizzare la realtà, per in qualche modo mettere in ordine la realtà e poterla comprendere una volta che l'hai messa in ordine. È un modo, diciamo, un tipo di nozione che serve piuttosto per organizzare le nostre esperienze. Allora, il punto interessante che potremmo, come dire, che lascio per la discussione o perché venga sviluppato, è: cosa vuol dire che i greci, cioè Platone, hanno scoperto l'anima? Per Platone, secondo me, vale nei due sensi. Cioè Platone, quando, se uno dice, Platone potesse rispondere, secondo me direbbe: sì, io ho scoperto l'anima, nel senso che ho veramente individuato qualche cosa che è la cosa più importante, perché noi siamo propriamente la nostra anima, che è la sede della vita, la sede della coscienza morale, la sede del pensiero. Noi probabilmente quest'idea, penso che oggi, diciamo, una forma di dualismo così radicale in cui c'è il corpo e c'è l'anima e noi siamo la nostra anima e il corpo è qualcosa che non ci appartiene propriamente, penso che sia un'idea che non goda di grandissima fortuna recentemente. Però sarebbe più interessante chiedersi se nel secondo senso, quello dell'equatore, se abbia ancora un interesse parlare dell'anima come un modo per parlare di che cosa? Per parlare di noi stessi, per definire appunto la nozione di identità, la nozione di io, la nozione di sé, che cosa siamo, no? E questo è, diciamo, il punto interessante, perché qua che Platone, secondo me, ci aspetta il varco, no? Cioè, è facile liberarsi dalla nozione di anima, però vi rendete conto di quello a cui state rinunciando quando vi liberate dalla nozione di anima? Perché se non c'è un'idea di anima, che cosa siamo noi allora? E la domanda interessante, è, diciamo, l'ultima cosa che voglio dire, poi concludo per non parlare troppo, cioè che cosa siamo noi? Uno potrebbe dire: se noi rinunciamo alla nozione di anima, sostanzialmente noi potremmo dire che noi siamo in qualche modo
il risultato dell'interazione con l'esterno. Non esiste qualcosa che noi siamo autonomamente, noi siamo il risultato delle interazioni tra questo organismo che ciascuno di noi è e le sue interazioni esterne. È una cosa che diceva già molto banalmente Eraclito, il quale dice non esiste, come dire, non esiste un'anima come quella di Pitagora che si incarna mantenendo la sua autonomia da un corpo all'altro. Noi siamo semplicemente questi corpi che divengono, siamo questa materia che si trasforma, noi siamo le nostre esperienze, quindi non esiste un Mauro Monazzi. Mauro Monazzi è quello che in qualche modo risulta a partire dalle sue esperienze, se fa, come reagirà in base alle esperienze, come si comporterà. Non esiste l'io. Un altro modo di intendere questo problema è invece introdotto più avanti in un contesto più politico ed è ancora più interessante, ad esempio con i sofisti. Non esiste appunto l'anima, perché noi siamo delle costruzioni sociali, cioè noi pensiamo di essere, di avere, come dire, che esista un nostro nucleo identitario che in qualche modo ci rappresenta autenticamente, che ci serve per confrontarci con la realtà. Invece uno potrebbe dire non è vero, non esiste questo, noi siamo semplicemente quello che pensiamo, quello che desideriamo, quello che crediamo, è semplicemente il risultato di quello che dall'esterno ci è stato comunicato e che noi abbiamo fatto nostro. Questo è, diciamo, un meccanismo che uno dice non è così, poi quando vedete cosa fanno i pubblicitari vi rendete conto che probabilmente è così, nel senso che tu pensi di volere quella cosa, invece è stato indotto questo desiderio, pensi questa cosa perché, come dire, ti hanno martellato, ti hanno inserito in te, come dire, ti hanno convinto di questa idea. Quindi il problema è, ed è la sfida di Platone in qualche modo, l'idea che noi siamo la nostra anima alla luce attuale, diciamo, delle ricerche scientifiche, delle ricerche sociali, sembra veramente un'idea che non ha più ragion d'essere. Ma il problema è, se ci liberiamo di questa idea, di questa nozione, della nozione dell'anima, non rischiamo di liberarci anche, di perdere anche un modo per parlare di noi stessi, e quindi dobbiamo arrivare a riconoscere che in qualche modo il sé è un'illusione, che non esiste un sé, che non esiste un'identità personale. Questo, diciamo, è il problema che Platone ha lasciato in eredità a noi e su cui, come dire, sembra facile farne a meno, ma poi se ci pensate bene non è così semplice liberarsi per tutto quello di cui, tutto quello che noi rischiamo di perdere quando abbiamo tolto la nozione di anima, la nozione di libertà, la nozione di responsabilità. Che cosa siamo noi? No? Era la grande domanda che tutti i greci dovevano affrontare, no? Tutti i greci non andavano un po' come gli arabi alla Mecca, andavano a Delfi, e quando arrivavano a Delfi c'era sempre la stessa frase che li accoglieva: conosci te stesso. E non è così semplice. Grazie. Mauro Monazzi ha salvato il senso del pensiero dell'anima in Platone, il senso tuttora perdurante, trasformando la questione dell'anima nella questione della domanda sulla consistenza dell'io, della personalità, della coscienza. È stato molto gentile nei riguardi di Platone, evitando di evocare la dottrina dell'immortalità dell'anima, che è decisamente più imbarazzante, come dire, e di meno facile portabilità, se vogliamo. Non è detto che poi neanche Platone fosse in realtà fedele fino in fondo a questa dottrina, ma indubbiamente è presente in Platone. Sulla traccia però della questione, della domanda che ha posto Mauro, si muoverà sicuramente Marco Solinas, perché è chiaro che se c'è qualcuno che riprende questo tipo di interrogativi è stato proprio Freud. Sì. Marco. Bene, grazie mille. Grazie intanto per l'invito in questa sede così molto prestigiosa, molto viva. E grazie a tutti per essere venuti, naturalmente. Dunque, io riprenderò allora appunto proprio da quest'idea della messa in discussione dell'eredità antica. Freud in qualche modo è uno dei maestri di quest'arte, nel senso che lui ha problematizzato criticamente l'eredità antica e direi che se ne è soprattutto riappropriato in maniera anche molto originale per molti aspetti.
È del resto noto che Freud ha ripreso diversi elementi dalla tradizione greca e latina soprattutto e li ha innestati nell'edificio della psicanalisi. Alcuni sono proprio delle strutture portanti di questo nuovo edificio. Per esempio il famoso tema del complesso di Edipo, che lui ha rielaborato anche grazie a una ripresa puntuale soprattutto delle tragedie di Sofocle. E ancora non è così famoso, ma è significativo, diciamo, la ripresa del mito raccontato da Aristofane nel Simposio di Platone, soprattutto rispetto all'Eros, il famoso mito che racconta di una creatura che originariamente, diciamo, era maschile e femminile, che venne divisa in due, e da allora le due metà vanno ricercandosi instancabilmente. E questo desiderio, questa aspirazione a ricongiungersi, spiegherebbe, secondo Freud, in maniera appunto poetica, la pulsione erotica. Quindi lo trasforma, diciamo, in un elemento della sua concezione della sessualità ampliata, sul quale poi tornerò brevissimamente. L'attenzione però che vorrei focalizzare l'attenzione oggi sulla teoria di Freud del sogno come via regia per l'inconscio. C'è quest'idea, no, che il sogno rappresenta un modo per accedere a questa dimensione. Che è quella dell'inconscio. E appunto Freud la presenterà come una scoperta, come una delle sue scoperte più importanti, più originali in assoluto che lui abbia mai fatto. E io però vi metterò il dubbio che in realtà non si tratti soprattutto di una riscoperta. Vediamo intanto allora com'è questa via regia, in modo molto schematico e molto semplice. Appunto che, diciamo, il testo più importante da questo punto di vista è L'interpretazione dei sogni, quindi un'opera giovanile di Freud. E il modo, un modo semplice appunto per... vediamo un po' se riesco... Ecco qua. Sì, qua vedete il frontespizio dell'interpretazione dei sogni, la Traumdeutung, nella prima edizione... che in realtà è del 1899, ma l'editore mise direttamente 1900, e c'è appunto nel frontespizio una citazione di Virgilio, dell'Eneide, tratta dal settimo canto, che appunto recita «Flectere sineque superos, acheronta movebo». E Freud sarà lui stesso a spiegare il senso di questa citazione in una lettera del 27, in cui spiegherà al suo corrispondente «Acheronta movebo», scrive Freud, viene tradotto da lei «muoverò i pilastri della terra», ma vuol dire piuttosto «smuovere gli inferi». E spiegherà che ha preso la citazione dalla Salle, presso il quale certamente era intesa in senso personale e si riferiva alla stratificazione sociale e non psicologica. In me invece, come potete anche leggere qua, questo doveva semplicemente sottolineare un elemento fondamentale della dinamica del sogno: la stimolazione di desiderio che viene respinta dalle istanze psichiche superiori, cioè il desiderio rimosso del sogno, mette in movimento gli inferi della psiche, l'inconscio, per farsi valere. Questa è l'idea, appunto, e questo è il motto di Virgilio, cioè non riuscendo, diciamo, a superare le istanze superiori, le divinità superiori, sono dovuto ricorrere, diciamo, agli inferi. È una breve spiegazione con cui forse si inizia a capire meglio perché per Freud il sogno rivestisse un valore fondamentale nel quadro della psicanalisi nascente. Perché? Perché permetteva appunto di accedere a questi inferi, a questa parte profonda dell'anima. Si potrebbe dire dell'anima. Tra l'altro Freud si era anche definito un curatore dell'anima, proprio Seele, e usava, diciamo, in maniera quasi sinonimica anima e psiche, no? Quindi questo è un po' il senso della citazione di Virgilio. Quindi in un linguaggio, diciamo, meno metaforico, la questione concerne quella di conoscere i desideri rimossi, cioè dei desideri che sfuggono allo sguardo della coscienza. E si tratta di quei desideri che Freud, già prima insieme a Breuer, aveva posto alla base del quadro etiologico dell'isteria. Ora io qua ho qualche difficoltà a fare questi discorsi perché c'era Silvia Vegetti Finzi in prima fila e Mario Vegetti, quindi sono, diciamo, messo un po', sono tra due fronti di altissimo livello, quindi ho qualche imbarazzo. Comunque, allora, questi sintomi isterici erano appunto delle manifestazioni di questi desideri repressi, per così dire dimenticati, e che però...
continuavano a premere per trovare soddisfazione e trovavano quindi delle manifestazioni alterate, perverse, mascherate, che equivalevano alla sintomatologia isterica. Cioè i sintomi isterici in fondo, schematizzando e semplificando, non erano che l'espressione di questi desideri dimenticati. E qua Freud e Breuer utilizzeranno anche un'altra fonte antica, che è quella di Aristotele, del metodo catartico, che loro, diciamo, avevano riutilizzato anche grazie a degli studi di Jacob Bernays, che era uno zio di Marta, la moglie di Freud. E lavoravano su quest'idea dell'effetto catartico, cioè del fatto che il vivere, il far esprimere, il far manifestare questi desideri rimossi, repressi, dimenticati, poteva appunto aiutare a superare il quadro sintomatologico isterico. Insomma, in sintesi, Freud, diciamo, e Breuer sostenevano questa cosa, che le isteriche, gli isterici soffrono soprattutto di reminiscenze, E anche qua, abbiamo, io naturalmente sottolineo tutti gli aspetti che hanno a che fare con la tradizione antica, ce ne sarebbero altrettanti che hanno a che fare con la discussione che all'epoca era invece, diciamo, quella della letteratura scientifica coeva a loro, insisto su questi elementi, non voglio dire che ci fossero solo questi, però c'erano anche questi. E Freud in un'intervista dirà a Ernst Jones, che poi è il suo grande biografo, di cui per l'appunto la Silvia Vegetti Finzi ha curato l'edizione italiana, che da giovane, disse, era rimasto molto colpito dalla teoria della reminiscenza di Platone. Quindi anche qua, sebbene la teoria della reminiscenza di Platone fosse di altro tipo, in verità, però ecco, Freud dice questa cosa qua, quindi ha a che fare, rimanda ancora una volta al pensiero antico. Ora, il problema terapeutico fondamentale che aveva di fronte questo medico viennese, qual era? Era quello di far emergere questi desideri, no? Quindi l'utilizzo dell'ipnosi, accedere a questo materiale rimosso. E a un certo punto l'idea è quella appunto di abbandonare l'ipnosi, che aveva tutta una serie di effetti negativi, di svantaggi, eccetera. E qual è l'intuizione di Freud? Quella di lavorare sul sogno. Cioè a un certo punto gli viene questa idea: il sogno, nel sogno emergono i desideri rimossi, i desideri repressi. Cioè lui sviluppa questa idea nel 1895 all'incirca, in cui proprio la sua teoria del sogno è incentrata su questa idea, che il sogno sia il soddisfacimento allucinatorio di desideri rimossi, oppure anche semplicemente di desideri non rimossi. Cioè, durante il sonno, dice Freud, le istanze morali censorie allentano il controllo e questi desideri trovano il modo per emergere e quindi si palesano, si manifestano alla coscienza. Vi faccio vedere, vi do questo brevissimo brano in cui Freud fa un po' una sintesi di quello che ha fatto nell'interpretazione dei sogni, e scrive: volendoci accontentare di un minimo accrescimento di conoscenza assolutamente certa, diremo: il sogno ci dimostra che il materiale represso continua a sussistere anche nell'uomo normale e rimane capace di prestazioni psichiche. Il sogno stesso è una delle manifestazioni di questo materiale represso. Ciò che è represso psichicamente, ciò che nella vita vigile è stato ostacolato nella propria espressione ed escluso dalla percezione interna, trova nella vita notturna e sotto il dominio delle formazioni di compromesso mezzi e via per imporsi alla coscienza. E quindi flectere si neque superos acheronta movebo, ripete il motto di Virgilio. E nella seconda edizione del 1909 aggiunge una definizione che diventerà famosissima: l'interpretazione del sogno è la via regia che porta alla conoscenza dell'inconscio nella vita psichica. Quindi abbiamo questa via regia. E questa via regia, che adesso io cercherò di darvi qualche elemento per poterla pensare come una riscoperta della teoria di Platone. La teoria di Platone è elaborata nella Repubblica, e in particolare nel libro ottavo e nono, sono gli ultimi, il penultimo, il terzo ultimo e il penultimo libro della Repubblica, che ha 10 libri. Allora, come, scusa? 9, sì, che cosa ho detto? Sì, no, ma perché il Vegetti ha scritto un altro libro suo, un libro inventato anche con dove c'è Marx, vero? Sì.
Allora, a partire, oltre altre cose, a partire dal libro Ottavo della Repubblica, Platone spiega le dinamiche intrapsichiche e sociopolitiche di taglio degenerativo che dall'uomo aristocratico e dall'aristocrazia, quindi da quella che secondo Platone è la forma migliore di governo, conducono via via prima alla timocrazia, poi all'oligarchia, poi alla democrazia e infine alla tirannide e al tiranno. Ed è proprio per spiegare la formazione e il carattere del tiranno che in apertura del libro 9 Platone si sofferma sui desideri e sugli equilibri di potere intrapsichici che caratterizzano questa figura. Platone dice: dobbiamo intanto chiarire quali sono i desideri che lui definisce fuorilegge. Sono dei desideri fuorilegge che vengono sottoposti a una particolare forma di repressione e che, come aveva già detto nell'ottavo libro, vengono allontanati dall'acropoli dell'anima. Questa acropoli che è una sorta di centro dirigenziale, direzionale, cosciente dell'azione, dell'agire, no? A questa visione geopolitica, no? Dell'anima, Platone. Allontanati dall'acropoli dell'anima, questi desideri, il problema è che possono rinvigorirsi segretamente, lui scrive, nell'ombra, cioè una volta che vengono repressi in realtà si rafforzano, possono rafforzarsi alle spalle di cosa? Di quella che noi chiamiamo coscienza. Cioè ecco che allora questa dinamica qua serve a spiegare l'uomo tirannico. Perché, scrive Platone, appunto, dobbiamo spiegare quali sono questi desideri, come si muovono, eccetera. E scrive così. Ecco, dice, guarda che cosa voglio scorgere in questi desideri. E questo, fra i piaceri e i desideri non necessari, quindi che non vanno al di là dei bisogni primari, diciamo, alcuni mi sembrano contrari alle leggi. E dice, probabilmente nascono in ognuno, ma se vengono repressi dalle leggi e dai desideri migliori insieme con la ragione, nel caso di alcuni uomini si allontanano del tutto, oppure restano pochi e deboli, in altri più forti e numerosi. Ma quali sono questi desideri di cui parli? E la risposta è questa. Quelli che si risvegliano nel sonno, quando il resto dell'anima, ciò che viene essa di razionale, socievole e adatto al comando, riposa, mentre la parte ferina e selvaggia, piena di cibo o di vino, si sfrena nella sua danza e, scacciando il sonno, cerca di aprirsi la via per dare sfogo ai suoi abituali costumi. Sai bene che in un simile stato osa fare di tutto, come sciolta e sbarazzata da ogni freno di vergogna e ragionevolezza. Tentare di accoppiarsi con la madre, così pensa, non la imbarazza affatto, o con chiunque altro fra uomini, dei, animali, e commettere qualsiasi assassinio, e non astenersi da alcun cibo, in una parola, non si arresta di fronte agli estremi della follia e della spudoratezza. Dici cose verissime. Quindi abbiamo un brano molto chiaro, no? In cui appunto Platone utilizza il sogno per individuare dei desideri che dice essere usualmente repressi, e cioè che solitamente sono inaccessibili, ma che durante il sonno, poi continua a spiegare meglio, ora ve la faccio un po' breve, un po' sintetizzo, diciamo, approfittano appunto del cedimento e dell'attività di controllo delle istanze morali ed emergono. Quindi è veramente una sovrapposizione quella di Freud, cioè la via regia è veramente una riscoperta di questa platonica, perché è l'idea che il sogno appunto venga utilizzato per individuare dei materiali che altrimenti non possono essere individuati. Perché? Perché sono dei desideri che sono stati repressi. Ciò nonostante sono attivi, vivi, forti, premono, e tant'è vero che nel sogno emergono. E questo, dirà Platone, concerne anche gli uomini virtuosi. Ora, questa convergenza tra le due vie è inoltre corroborata dal fatto che tutte e due pensano che queste strategie di repressione brutale, diciamo, dei desideri e in realtà non funzionali, vengono contrapposte a degli approcci invece educativi, di plasmazione dei desideri, che Freud chiamerà di sublimazione. Quindi c'è questo quadro generale che anche è analogo. Perché quando si lavora sull'educazione dei desideri, ecco che allora i desideri non vengono espulsi dalla psiche, dall'acropoli e messi in un angolino nell'ombra dove possono rafforzarsi, ma al contrario se ne utilizza la potenza.
perché Freud dirà, Platone dirà che una volta che si sono rinvigoriti questi desideri, possono, cito, conquistare l'acropoli dell'anima del giovane, accorgendosi che è vuota di conoscenze e di belle occupazioni e di discorsi veri, che sono i migliori guardiani e difensori della mente degli uomini. Ecco. Non solo, c'è anche un altro elemento importante, che è quello, diciamo, psicopatologico in senso stretto, cioè nel senso che l'uomo tirannico, Platone continuerà a descriverlo e dirà, ecco, l'uomo tirannico è quando questi desideri si liberano dalle catene e dominano incontrastati, conquistano per l'appunto l'acropoli psichica e, guidati da Eros, devastano l'uomo tirannico, che diventa folle. Diventa malinconico, diventa maniaco, diventa perde il controllo di sé. E quindi anche qua c'è un valore che non è soltanto, diciamo, conoscitivo, nel senso che non è soltanto morale, cioè non è che Platone dica sì, ci sono questi desideri, noi li conosciamo tramite il sogno e ci fanno vedere appunto il sogno, per così dire, edipico, eccetera. No, lui ci dice anche che queste modalità di gestione e di controllo del desiderio portano, hanno delle conseguenze psicopatologiche in senso stretto letterale, che è l'altra intuizione fondamentale che sta alla base della interpretazione dei sogni di Freud. Bene, allora, di fronte a queste convergenze di vario tipo, può cominciare a sorgere il sospetto che ci sia appunto stata una ripresa, posto che una cosa va detta, che per Freud, diciamo, tutti i sogni sono espressioni di desideri, devono essere interpretati come espressioni di desideri. Una tesi molto forte che in realtà creerà dei problemi anche a Freud, perché dovrà spiegare anche che dei sogni che in realtà non sembrano affatto degli appagamenti di desideri, in realtà lo sono. E qua rientrerà in gioco tutto un discorso di Freud molto articolato, molto complesso. Sapete, la teoria psicologica freudiana non è affatto banale, quindi ci sono vari livelli, varie istanze, eccetera, e quindi cercherà di difendere questa sua tesi. Questa tesi che è molto lontana da quella di Platone, perché Platone non sostiene affatto che tutti i sogni debbano essere interpretati come se fossero l'appagamento dei desideri, anzi dedica soltanto queste 5-6 paginette alla questione e la chiude lì. Ciò nonostante queste due intuizioni, cioè il fatto di usare il sogno per conoscere questi desideri repressi e pensare che questi desideri repressi possano essere alla base di tutta una serie di manifestazioni psicopatologiche, sono due intenzioni di fondo che stanno alla base dell'edificio teorico costruito da Freud nell'interpretazione dei sogni e quindi dell'intera psicanalisi, con cui, diciamo, si è rivoluzionata la figura della soggettività occidentale. E quindi è interessante pensare che questa rivoluzione di questa portata in realtà affondi le radici in un testo come quello della Repubblica di Platone, a proposito appunto dell'eredità degli antichi. Ecco, allora qua velocissimo vi segnalo che diciamo che perché io penso che si possa trattare di una riscoperta non solo sul piano, diciamo, delle convergenze concettuali, ma anche che proprio Freud possa avere utilizzato questa intuizione platonica. Perché? Perché Freud era in contatto già nel periodo in cui stava scrivendo e maturava il progetto della Traumdeutung, dell'interpretazione dei sogni, con Theodor Gomperz, di cui aveva preso in cura la moglie Elise. Theodor Gomperz era un grandissimo grecista viennese, un professore, un filologo, che aveva lavorato tanto su Platone. E non solo, nel lontano 1879, quando Freud era ancora poco più che uno studente universitario, su indicazione di Franz Brentano, un grande psicologo, incaricarono Freud di tradurre un saggio di John Stuart Mill interamente dedicato a Platone, ma un saggio lungo di 80-90 pagine, e Freud lo tradusse tutto. E in questo saggio, eccolo qua, vi faccio vedere la parte, perché poi ce n'erano anche altri, un altro sull'emancipazione femminile, uno sul socialismo, che entrerà sera Capelli lì questo lavoro sul socialismo. Ecco che allora in questo saggio c'erano anche dei brani dedicati alla tripartizione psicologica platonica, l'idea che appunto nell'anima platonica ci dovesse essere la parte razionale che governava le altre due. Insomma, Freud aveva diciamo, era entrato in contatto sicuramente con la Repubblica. E poi non solo, Gomperz aveva scritto un libro sull'interpretazione dei sogni nel 66, aveva fatto curare la nuova edizione di Artemidoro, che era uscita nell'81, quindi Freud era in contatto con tutti questi, diciamo, grecisti, antichisti, che continuavano a lavorare sul sogno antico, e quindi potrebbe essere, diciamo, entrato in contatto con Platone.
Tuttavia, c'è una sola citazione all'interpretazione dei sogni di Platone nella prima edizione, nella penultima pagina, Freud scrive: ah sì, ecco, poi c'è da ricordare un detto di Platone: l'uomo virtuoso si limita a sognare quel che l'uomo malvagio fa nella vita. Diciamo, è un po' pochino rispetto a tutte le cose che si sono viste, è un po' un modo per, diciamo, neutralizzare questa potenza, questa eredità. Allora, partendo da questo detto, io penso che il sospetto, diciamo, invece che lui possa avere utilizzato in modo più significativo questa eredità platonica, nasce dal fatto che ci sono molti testi che poi Freud utilizza, cita esplicitamente, anche corposo, fin dalla prima edizione del suo lavoro, in cui il brano di Platone è citato, è richiamato, è commentato. Ma Cicerone, per esempio, nel De Divinazione lo riporta per intero, ne riporta circa 3 pagine, cioè tutta la parte più saliente, e ancora un altro, Radestock, insomma. C'era il contatto c'è stato con questo materiale. E allora ecco che io penso che Freud potrebbe aver fatto come fece più tardi per l'Eros, cioè a partire dal 1909-1910, ma avvio verso la conclusione, che cosa fa? Inizia a tirar fuori questa teoria per cui l'Eros lo interpreta come una forza che conserva ogni cosa vivente. Ecco, c'è questa idea dell'Eros quasi cosmologica, no? E però cita una volta il simposio in una nota, però non collega le due cose. Invece, dopo che escono alcuni saggi interamente dedicati alle affinità tra l'Eros nella psicanalisi e l'Eros di Platone, a firma di Nachmanson e Pfister, ecco che allora Freud, a partire dagli anni 20, esplicita la cosa e dice: sì, è vero, c'è questa convergenza. E però, diciamo, è tardivo il riconoscimento, così come invece non c'è mai stato il riconoscimento della metafora dell'io. Freud usa questa metafora molto bella a partire dal 23, in cui l'io è come un cavaliere che cavalca un cavallo che è l'ess, cioè cavalca le pulsioni. Vuol dire che la parte razionale deve essere in grado di gestire e controllare la forza pulsionale, che, e quindi indirizzare e condurre il cavallo dove vuole lui, e non viceversa, cosa che succede quasi sempre, no? Cioè che sono le pulsioni che guidano l'io. E questa stessa idea è molto molto simile a quella di Platone, del Fedro, della Bigalata, perché anche lì c'è l'auriga, che è la parte razionale, che deve guidare i due cavalli, e dice Platone: non deve farsi portare dove lo portano i cavalli, soprattutto uno che è, diciamo, il cavallo più in cui ci sono le pulsioni sessuali più brutali, eccetera. Deve utilizzare più che altro l'energia pulsionale dell'altro cavallo, cioè adottano un dualismo pulsionale, ed è un dualismo pulsionale che Freud adotta lo stesso in quegli stessi anni, cioè tira fuori l'idea delle pulsioni di vita e delle pulsioni di morte, richiamandosi a che cosa? A Empedocle. Vi faccio vedere, e con questo concludo. Eccola qua. Freud dirà poi che questa sua teoria del dualismo pulsionale, scrive così: so benissimo che la teoria dualistica, la quale postula accanto all'eros che si manifesta nella libido e come sua partner avente i medesimi diritti una pulsione di morte distruttiva o aggressiva, ha trovato in generale scarsa risonanza e non si è propriamente imposta neppure tra gli psicoanalisti. Tanto più dunque mi sono rallegrato quando, non è molto, ho ritrovato la nostra teoria presso uno dei grandi pensatori della Grecia antica. E sta parlando di Empedocle, però, non di Platone. Dinanzi a questa conferma rinuncio volentieri al vanto e all'originalità, tanto più che, data la vastità delle mie letture giovanili, non potrò mai avere la certezza che quel che ho ritenuto essere una mia creazione ex novo non sia stato invece l'effetto di una criptomnesia. Ecco, con questo vi lascio, cioè potrebbe essere una criptomnesia anche quella via regia platonica che conduce al sogno. Grazie mille. Marco Solivas ha scoperto un segreto freudiano, un importante segreto freudiano, e con questo ha segnato forse il momento di massima attualità della teoria dell'anima di Platone, il momento della vicinanza massima con la psicanalisi, cioè con l'autoria moderna. Oddio, il discorso può essere a doppio taglio, perché così come segna
la grande attualità di Platone potrebbe anche segnare l'arcaismo di Freud. E temo che su questo Michele Di Francesco avrà forse qualche osservazione da fare. Di Francesco. Bene, grazie anche davvero nuovamente per l'invito. Ma in realtà mi spiace avere preparato qualcosa, perché mi potrei limitare a commentare le relazioni precedenti. Farò un compromesso, cito in anticipo, mi do il compito di toccare due o tre punti nell'ambito della relazione, di entrambe le relazioni. Una, segnalo che il tema di utilizzare il pensiero antico, la riflessione sul pensiero antico per problematizzare le questioni è qualcosa di fondamentale, va fatto secondo me per qualunque, può essere fatto per qualunque episodio della storia della filosofia, perché i concetti che vengono analizzati, questo è il concetto di anima, ma potrebbe essere il concetto di mente, che è un parente stretto, bisogna capire se figlio o figliastro, ma comunque un parente stretto, ha una storia e noi tendiamo a usarlo senza conoscerla. Bertrand Russell ha scritto da qualche parte che il senso comune è la metafisica delle nostre nonne, cioè prima delle cose sono inventate attraverso profonda riflessione filosofica, poi entrano nel nostro linguaggio e le prendiamo per scontate. Ecco, decostruire in un senso positivo, non troppo postmoderno, questa storia mi sembra molto importante. Più nella sostanza devo dire che ci sono un paio di questioni. La questione che però anch'io farò fatica a toccare, il rapporto tra anima che copriva vita e pensiero, è un tema affascinante per qualunque filosofo della mente. Ancora una volta nel pensiero cartesiano osserviamo una scissione di questi due temi, perché per Cartesio la vita era spiegata perché la vita è meccanismo, gli animali sono automi, non serviva l'anima. Cartesio viene considerato un conservatore, no? Uno che in fondo ha questo dualismo, vuole salvare l'anima, l'immortalità, perché ha paura della reazione inquisitoria della Chiesa, però tuttavia era un profondo rivoluzionario, sosteneva che la vita si spiegava come meccanismo, qualcosa di che ancora oggi non è così noto e così diffuso in tutto il mondo. E un altro punto, una domanda che mi lega invece all'intervento più legato a Freud, era la domanda anche conclusiva: senza l'anima il sé è un'illusione? Questo è un tema su cui spero di tornare, e lo legherei alla domanda, per avere una teoria dell'io e dell'anima, diciamo, del sé, basta quello che ne parlerò, è l'inconscio cerebrale, o abbiamo bisogno di una nozione di inconscio come quello psicanalitico? E la differenza tra quello che è l'inconscio cerebrale, cioè i meccanismi con cui funziona il cervello, che non sono accessibili alla nostra coscienza e quindi sono inconsci, e sono profondamente diversi dai meccanismi dell'inconscio freudiano, che era un inconscio che parlava di desideri, parlava di paure, parlava di cose che descrivono la nostra vita psichica in termini, diciamo, di livello personale, non di livello sottostante, di livello magari biomolecolare. E questo proverò a mettere insieme questa cosa, partendo da quello che volevo fare dall'inizio, cioè volevo proporre, sapendo che si sarebbe parlato di Platone, di immaginare di essere, diciamo, nel 4417 e chiederci come mai 2400 anni fa il cervello ha preso il posto dell'anima. 2400 è più o meno lo spazio temporale tra noi e Platone, se non mi sbaglio, di qualche decennio più, decennio meno, siamo lì. E questa è una domanda interessante, perché in effetti quello che sembra capitare è esattamente che oggi l'idea che noi siamo il nostro cervello è diventato e sta diventando una specie di luogo comune. Non è soltanto una tesi che viene discussa da filosofi, ma è patrimonio del modo di pensare di molti neuroscienziati, è patrimonio anche di analisi antropologiche della nostra società. Pensate che nel 2009 nella rivista Nature Neuroscience ha pubblicato un articolo che si chiamava Neurocultura, in inglese, Neurocultura, sostenendo che vivevamo nell'epoca della neurocultura, andando a cercare anche delle prove della neurocultura in ambito artistico, in ambito letterario, citando
avrei potuto citare anche molti film, cioè, perché? Perché la nostra cultura implicitamente ci sta segnalando che noi siamo il nostro cervello. Ora, questo sembra qualcosa di abbastanza ovvio, ma naturalmente perché questo possa accadere, tante cose devono capitare prima, non è una cosa naturale, sembra ovvio quando ve la raccontano, no? Per un po'. E allora, che questo avvenga, vi faccio proprio poche citazioni di illustri scienziati, veramente illustri, in opere divulgative, quindi queste opere divulgative, va citato questo fatto, quindi si possono concedere un linguaggio aperto al grande pubblico. Però Michael Gazzaniga, uno dei più grandi scienziati del cervello viventi, scrive in un libro del 2005: oggi sappiamo che è il cervello ad alimentare, gestire e generare il nostro senso di identità, il nostro senso della persona, del prossimo e della nostra umanità. Dice: oggi sappiamo. Il libro si chiama The Ethical Brain, il cervello etico, perché è un libro di neuroetica, diciamo così, antelitica, degli aspetti etici che ricaviamo dagli studi del cervello. L'editore italiano lo ha chiamato la mente etica perché ha voluto un po' attenuare l'impatto, però The Ethical Brain viene detto questo. E Gazzaniga ancora è stato tutto sommato, come dire, si è espresso almeno in un modo non a slogan, ma passiamo a un premio Nobel, Francis Crick, in un libro del 94, scriveva: tu non sei altro che un pacchetto di neuroni. È un'idea detta molto chiara. Ripeto, opera divulgativa, devi dare un messaggio. Il messaggio forte è: tu sei un pacchetto di neuroni. Ma andava molto oltre, perché diceva che, certamente, siccome noi eravamo, il nostro comportamento era spiegato sulla base dell'azione di miriadi di cellule nervose e delle molecole in essa contenute, arrivava a discutere temi come il libero arbitrio e ad affermare diamogli la licenza poetica, ma è scritto alla lettera, pagina 319 della traduzione italiana: il libero arbitrio è localizzato a livello del solco cingolato anteriore o comunque nelle sue immediate vicinanze. Certo, poi va avanti e dice: è probabile che le cose siano più complicate. E direi sì, forse è probabile che siano un po' più complicate. E tuttavia era detto, Joseph Ledoux dice: tu sei le tue sinapsi, il tuo sé, l'essenza di quello che sei, rispecchia i pattern di interconnettività tra i neuroni del tuo cervello. Potrei andare avanti, ma mi fermo perché non vi voglio annoiare. Però attenzione, non ho citato queste cose per minimizzare o banalizzare i risultati nelle neuroscienze, perché queste affermazioni sono state rese possibili da successi straordinari della ricerca scientifica, non sono campate per aria. Cos'è dovuto accadere? Beh, innanzitutto vi ho citato Cartesio, una visione meccanicistica della vita. E questo è un primo passo, naturalmente non basta. Poi metteteci Darwin, che è l'attacco alla separazione tra l'essere umano e gli altri animali. Dico altri animali perché in quel contesto noi siamo animali come gli altri. Quindi una continuità, quindi pensare che ci fosse uno scarto che distingueva gli esseri umani in quanto dotati di anima dagli animali, che invece erano puri meccanismi, col darwinismo crolla. Il darwinismo dice che siamo tutti figli del grande albero della vita, noi, gli animali, le piante e i microorganismi. Ma poi la biologia molecolare, noi abbiamo scoperto le basi chimiche della vita, è quel discorso che si diceva. A questo punto non serve più l'anima per spiegare la vita. Noi abbiamo cominciato a distillare l'urea nell'Ottocento, quindi a produrre una sostanza vitale con mezzi chimici. Dopodiché abbiamo imparato che, poco a poco, che il nostro patrimonio genetico, l'essenza di quelli che noi siamo, è costituita, l'essenza biologica naturalmente, è costituita dal DNA. E questo è un meccanismo così potente che se voi prendete i geni che nel moscerino della frutta, la drosofila, codificano gli occhi, li installate nel DNA di un topo, gli può venire fuori un occhio su un braccio, su una zampa, perché il meccanismo funziona ciecamente, ma con un'apparente finalità sorprendente. E infine
e questo è un punto molto interessante, il passaggio dalla biologia molecolare alla biologia, alla neuroscienza è un passaggio concettualmente vicino, perché il cervello è il prodotto della biologia, è il prodotto dell'evoluzione, è il prodotto dell'attività dei nostri geni, e quindi è naturale immaginare che il cervello sia un meccanismo che produce la mente e sostituisce, per così dire, le funzioni che erano state storicamente attribuite all'anima. Anche da un punto di vista storico, forse il primo, più di questi autori, questi che ho citato prima sono autori anglosassoni, diciamo qualcosa anche della cultura europea non anglosassone, Jean-Pierre Changeux, che è uno dei più grandi neuroscienziati viventi, ha pubblicato nel 1983, quindi un decennio prima di questi lavori, del primo di questi lavori, un libro che si chiamava L'uomo neuronale, poi venne tradotto anche in inglese. L'uomo neuronale era un testo di grandissimo rilievo. Se ricordo bene, ma non ero preparato, mi sarei dovuto preparare di più, credo che l'espressione l'uomo neuronale gli sia venuto da un dibattito con degli psicanalisti, e sono stati gli psicanalisti che hanno detto: ah, il tuo uomo neuronale, era, in quei termini era una specie di critica, però poi ha avuto così successo l'idea che uno dice che è stato geniale chiamarlo così, l'uomo neuronale. Bene, dove lavorava Jean-Pierre Changeux in quegli anni? All'Istituto Pasteur. L'Istituto Pasteur di Parigi era un centro di ricerca dove aveva lavorato e pubblicato 10 anni prima Jacques Monod e François Jacob, il libro Il caso e la necessità e la logica del vivente, che sono due capisaldi della esposizione pubblica della rivoluzione della biologia molecolare. Quindi, come vedete, qui c'è una storia concettuale e personale che ha portato a questa idea. Questa idea è quindi qualcosa che appartiene alla nostra visione. E ho dimenticato un altro protagonista che è meno visibile, ma è comunque fondamentale, a mio parere, per completare il quadro, ed è Alan Turing. Alan Turing, qualcuno di voi l'avrà visto recentemente nel film dove si parlava della vittoria sul codice Enigma, no? Si chiamava, aspettate, il film, qualcuno in sala se lo ricorda di sicuro. L'Imitation Game, grazie mille. E comunque è cos'è Alan Turing? È il logico e matematico padre della intelligenza artificiale, o meglio dell'informatica teorica, e che poi produce l'idea di intelligenza artificiale. Perché? Perché mancava un tassello, nel senso che, vi ho detto, il cervello è naturalmente la base della nostra mente, ma come fa a essere la base della nostra mente? Perché il cervello è una macchina di Turing, il cervello è una specie di calcolatore, utilizza il software. Oggi la metafora del cervello come software è molto attaccata a tutti i punti di vista. Però, attenzione, quando è stata introdotta questa metafora ci ha dato un'idea di cosa fa il cervello. Il cervello elabora l'informazione. Poi non funziona come un computer, neanche lontanamente come un computer. Nel cervello i meccanismi sono neurochimici, e la neurochimica ha delle proprietà che non hanno i computer con architettura di von Neumann, lo dico se c'è qualcuno che è interessato a queste cose, quindi lineari, i computer che noi utilizziamo. Però il cervello è qualcosa che assorbe dati e elabora l'informazione, per cui produce il nostro comportamento. Quindi noi abbiamo un grande modello molto, molto forte da tanti punti di vista. Tra l'altro le neuroscienze oggi non sono più le neuroscienze di 20 anni fa, che si occupavano con grande successo di percezione, memoria, no, anche di ragionamento. Oggi le neuroscienze si occupano anche di società, di socialità. Esistono neuroscienze sociali che vi spiegano, per esempio, che quando voi vedete la foto di una persona di un'etnia diversa dalla vostra, sia le aree emotive che hanno a che fare con la paura, il timore, eccetera, si attivano, indipendentemente che voi vi consideriate razzisti, non razzisti, eccetera, eccetera. Sono delle reazioni basilari a livello cerebrale. Per capire, naturalmente, per capire che cos'è. Però ci spiegano anche che se le stesse persone non le fate vestire normalmente, ma gli date la casacca di due squadre di calcio diverse, questa reazione è vinta dalla socialità. La socialità sconfigge la reazione all'estraneo, perché non è più estraneo, fa parte della tua squadra.
Ecco, questo è molto interessante. Entrano dentro questi aspetti. Le neuroscienze ci parlano di come noi prendiamo decisioni e mettono in conflitto come prendiamo, perché prendiamo le decisioni, anche lì andando a vedere quali sono le aree cerebrali o i circuiti cerebrali coinvolti, e le spiegazioni che noi diamo delle nostre decisioni, che sono molto spesso invece confabulatorie. In questo c'è un'affinità con il discorso freudiano, naturalmente, perché la confabulazione è qualcosa di comune, però c'è anche qualcosa di diverso, perché è che ci porta verso un problema. Il problema è questo: il funzionamento cerebrale è spiegato a livello non solo non cosciente, ma inaccessibile in linea di principio alla coscienza. Per capire di cosa parlo, è se io adesso vi chiedo di ricordare la vostra data di nascita, voi ve la ricordate, d'accordo? Vi ricordate la vostra data di nascita e potete dirmela, non lo chiederai mai, ma se vi chiedo come avete fatto a ricordarla, non lo sapete, nessuno di noi lo sa. Potrebbe saperlo uno scienziato, ma in realtà non siamo neanche così bravi oggi a sapere cose così fini, sappiamo un po' di come funziona la memoria. Non ve lo ricordate, non lo sapete, ma noi sappiamo recuperarlo. Chi lo recupera? Allora, se voglio introdurre una forma di dualismo nuova, io ho il mio cervello, ma questo io ho il mio cervello è molto pericoloso, naturalmente, perché va a finire che io non faccio niente e fa tutto il mio cervello. Chiaramente se io cammino è il mio cervello che mi porta da qualche parte, ma chiedo scusa, il Socrate di Platone sapeva già la differenza tra essere in prigione perché ci hanno portato le gambe e essere in prigione perché comunque rispetti le regole della polis. Sembra che ci siano due livelli esplicativi che competono gli uni con gli altri, e il problema è come affrontarlo. Non a caso, e qui arrivo al problema dell'io, è uno dei più famosi e più brillanti, assolutamente leggetelo, filosofi della mente contemporanei, Daniel Dennett, proprio partendo dal modo con cui funziona il cervello, arriva a sostenere che l'io è una finzione, non esiste. Lui dice che nella nostra mente negli anni 90 usava metafore perché le neuroscienze non gli fornivano argomenti. Le ipotesi che Dennett faceva negli anni 90 oggi hanno delle conferme sperimentali piuttosto ampie, quindi aveva azzeccato su come funziona il nostro cervello. Il nostro cervello non c'è un luogo dove tutta l'informazione va insieme, non c'è un posto in cui può stare una specie di comandante del nostro corpo che decide, che ci muove, eccetera. Non funziona così. L'io emerge come una sorta di narrazione, usa l'espressione, ripeto, è molto bravo, la macchina joyciana, no? Come lo stream of consciousness di Joyce, no? Il flusso di coscienza viene creato dal nostro cervello ed è una macchina effimera che produce delle coalizioni di stati mentali. Qualcuno che abbia sentito letto qualcosa di David Hume in mente, no? Fasci di percezioni, ma che sono coordinati e messi insieme, e l'io è una narrazione, non è una realtà. L'io è una narrazione, non è una realtà. Questa è una teoria difesa non soltanto da Dennett, ed è la distruzione dell'io. Ora, che l'io sia fragile, che l'io sia spesso si autoinganna, che l'io è una facciata per l'ess, per carità, però arrivare a una denegazione così forte con tutta l'autorità che ha la scienza nella nostra società è qualcosa di forte. Allora, un'ipotesi, con cui chiudo perché voglio lasciare spazio alla discussione, un'ipotesi potrebbe essere che però se noi non ci concentriamo soltanto sulla dimensione cognitiva, ma andiamo a cercare anche la dimensione diciamo affettiva e motivazionale, che oggi non è affrontata necessariamente dalle neuroscienze, ma è affrontata da altre parti della psicologia. Cioè, se abbiamo un approccio pluralistico alla teoria dell'io, la teoria della motivazione, la teoria dell'attaccamento, anche la psicoanalisi, o meglio la psicologia dinamica, se vogliamo parlare di un'evoluzione del pensiero psicanalitico, troviamo che ci sono fenomeni che hanno molta più durata e consistenza nel tempo. I tratti della personalità sono analizzati. Ecco, qui la battaglia su che cosa è scienza o no, perché è una battaglia molto interessante. E questo è qualcosa che può suggerire che
In fondo non è proprio vero che da sola una scienza del cervello riesce a fare tutti i mestieri che sapeva fare l'anima, perché adesso nessuno voleva sparare sull'anima venendo qui, quindi ci sono degli aspetti importanti, se vuol dire qualcosa che governa la nostra identità. Una teoria dell'identità al momento è probabilmente bisognosa di tanti punti di vista, di approcci variegati. Dico al momento perché nessuno può dire quello che non riuscirà a fare un certo tipo di ricerca scientifica in anticipo, siamo stati smentiti infinite volte. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, un punto di vista plurale sulla nozione della mente è, secondo me, come dire, una posizione abbastanza saggia, e in questo punto di vista plurale forse c'è ancora un po' di spazio per alcuni degli aspetti dell'anima che il nostro Platone aveva o inventato o scoperto. Questo è ancora tutto da vedere. Grazie. Grazie a Michele Di Francesco per averci fatto percorrere questo percorso estremamente stimolante e brillante, rispettando rigorosamente i tempi previsti. Qualche cosa da dire su questo ce l'avrebbe più che Platone, forse Aristotele, che mi pare che sia piuttosto l'interlocutore di queste cose. Benissimo, credo che ci sia parecchie cose su cui riflettere e discutere. Prego. Ringrazio i relatori. Io mi interrogavo, per quanto sono in grado di fare, sull'evoluzione dei significati, cioè in questa serata sul significato della parola anima, e riesco a riassumere quello che mi ponevo in queste poche parole, con qualche domanda, e cioè per Platone, per i greci, per i classici, l'anima è una cosa materiale, in definitiva? Anzi, secondo me, si potrebbe anche porre la domanda ancora più semplicemente: l'anima è una cosa per Platone? Se non è una cosa materiale, che cos'è? Cos'è il non materiale? Usavano un significato che ha a che fare col significato della parola spirito, per esempio? Oppure questa questione mi solleva un altro problema, e cioè: il cristianesimo copia l'idea di anima di Platone e semplicemente la diffonde tra i nonni e le nonne, per riferirmi a un'osservazione che è stata fatta? E se non copia l'idea di anima di Platone, in che senso si differenzia? Però dico ancora un'altra domanda che mi ponevo. Tutti avevano in età classica l'idea di anima, perché sì, va bene, Platone, Aristotele, Empedocle e così via, eccetera. Sì, ma i greci avevano un'idea di anima, avevano l'idea di Platone, e quindi... E quindi direi che ci sono alcune questioni che vorrei chiarire con tutte queste domande. Grazie per la chiarezza delle domande. Allora, rispondo velocemente a queste domande che sono molto centrate e permettono di chiarire il punto, anche ricollegandomi a quello che è stato precedentemente detto dagli altri due relatori. L'anima serve per, come dire, Platone introduce il tema dell'anima, ma già precedentemente tutta quella tradizione sciamanica, pitagorica, per parlare del sé, cioè mi serve l'anima per parlare di me, perché io che cosa sono? E ho delle possibilità. La prima cosa, io sono un corpo, che è esattamente la teoria che è tornata prepotentemente alla ribalta con le teorie delle neuroscienze. E qui rispondo all'ultima parte della domanda. Questa era l'idea dei greci, non dei filosofi, perché è una cosa che discuteremo poi, penso, approfonditamente il 30, quando presentiamo i libri, che bisognerebbe aver chiaro. Quando noi parliamo della Grecia,
ci sono almeno due Grecie completamente antitetiche che sono trasmesse in eredità. C'è la Grecia dei filosofi, la Grecia del Logos, e c'è l'altra Grecia. Omero, l'anima è un soffio vitale che, se voi leggete i primi canti dell'Iliade, no? Cante mio diva del Pelide Achille, l'ira funesta, che infinite lusti addussi gli che, poi non mi ricordo due versi importanti, dice che molte anime mandò nell'Ade, ma loro li lasciò qua in pasto ai cani. Cioè l'anima è semplicemente il soffio vitale che esce e finisce, come dire, oggetti senza memoria, senza consistenza, senza comprensione, che finiscono nell'Ade. Ma loro, se voi vedete in greco, e questo è difficile da tradurre, loro sono rimasti lì, perché loro sono i corpi, perché noi siamo i nostri corpi. Questa è l'idea tradizionale dei greci, che Platone invece rovescia clamorosamente. Solo che poi, diciamo, l'idea di che cosa noi siamo, che è stata trasmessa in eredità ai secoli successivi, è l'idea platonica, non l'idea omerica. Ma ci credeva giusto Platone e qualche filosofo che noi fossimo la nostra anima. Comunque, e questo ha risposto alla seconda parte. Quindi l'anima ci serve per parlare di quello che noi siamo. E noi possiamo essere appunto il nostro corpo, idea omerica. Noi potremmo essere i nostri desideri, che è l'idea che Freud ha ritrovato in Platone. Oppure noi potremmo essere qualche cosa d'altro. Cioè noi, perché? Perché in fondo si potrebbe dire che i desideri, comunque i desideri, le emozioni, le passioni, comunque sono qualche cosa che non esiste autonomamente dentro di noi, ma che in qualche modo ancora una volta è legata alla dimensione del corpo. Cioè i desideri in qualche modo nascono nell'interazione, cioè il piacere, il dolore e tutto quello che da lì si produce è qualche cosa che nasce dalla relazione del corpo con l'esterno. Quindi ancora una volta dire che io sono i miei desideri, le mie passioni, che è l'idea che Freud in qualche modo penso abbia ripreso e sviluppato, in qualche modo ancora una volta vuol dire riconoscere l'importanza del corpo. La posizione platonica dice no, non può essere questo, ci deve essere qualcos'altro, e questo qualcos'altro lo chiamiamo l'anima. Allora, così rispondo anche alla provocazione di Mario, che giustamente ha toccato un punto delicato di Platone. Allora, a questo punto, che cos'è l'anima? L'anima non è lo spirito vitale, non è lo spirito vitale di Omero, non è lo spirito del cristianesimo. Infatti bisogna sempre stare attenti, c'è questa confusione, intanto si parla di spiritualismo antico, ma non c'è questa idea, forse ci sarà nello stoicismo, ma non c'è nella tradizione platonica, che è quella dominante. L'anima è altro, non è un corpo, non è legata al corpo, quindi se è qualche cosa possiamo dire che è una cosa, ma non è una cosa corporea, è altro. Noi siamo quest'altra cosa, quello che appunto prima Michele con grandissima precisione ha circoscritto, tutta quella roba lì che non rientrava nel suo discorso dei neuroni, ecco, Platone dice, ecco lì, è qualche cosa di completamente altro, quindi dobbiamo pensarlo adottando altre categorie. E non è qualche cosa di esteso, non è qualche cosa di temporale, è qualcosa d'altro. È il pensiero, è semplicemente pensiero. Noi siamo i nostri pensieri, e i pensieri non sono qualcosa di esteso, non sono qualcosa di temporale. A questo punto si capisce anche in che senso si può parlare di immortalità. Di immortalità nel senso, non nel senso che poi sarà preso dalla tradizione cristiana di una durata eterna in cui io vivo eternamente. Questa è un'idea che a un platonico forse avrebbe fatto orrore, perché cosa vuol dire io cosa? Io adesso, io di 20 anni fa, io coi capelli, io coi capelli grigi, no? Cos'è che va nel paradiso? Quando nel paradiso dantesco, quando no, Pier della Vigne, poi arriverà il momento in cui tornerai col corpo, allora lì veramente soffrirai. E uno dice, ma io cosa? Cioè, quando, che corpo di questi 70 anni, 50 anni, 80 anni che ho vissuto sarà io? Platone dice, non c'entra niente tutto questo, noi siamo quell'altra cosa, qualche cosa che è fuori del tempo, cioè che è eterna nel fatto che è intemporale, non che è eternamente nel senso di una durata continua e anche un po' noiosa forse dal punto di vista platonico. Ancora una volta è qualche cosa, cioè l'obiettivo che abbiamo è di capire la profondità di Platone, non di dire ha ragione lui, mi ha convinto, però vedete che riflettendo uno più riflette, c'è, cioè una cosa che ho imparato anche grazie ai lavori di Mario, cioè la prima idea di Platone è che dice delle cose strampalate, poi quando cerchi di rispondergli ti rendi conto che non erano così strampalate, ci stava ponendo dei problemi, stava cercando di metterli a fuoco. Io ci ho ascoltato con grandissimo interesse appunto la sua esposizione di Francesco, perché alla fine mi sono accorto che è sempre quella cosa che non riesce a circoscrivere. Poi appunto potrebbe succedere un bel giorno che invece, grazie ai progressi della ricerca scientifica, la circoscriveremo definitivamente, e allora l'anima diventerà come il flogisto. Fa niente, meglio, cioè ci siamo liberati di un problema. Beh, no,
Platone, ma Platone non è tutta l'antichità greca. Di Grecia non soltanto ce ne sono due, quella dei filosofi e l'altra Grecia, ma ci sono anche tradizioni filosofiche differenti. E Platone esprime una tradizione filosofica che è diventata maggioritaria perché è una tradizione antimaterialistica, ma che non è, direi, espressione di tutta la Grecia. E non è nemmeno, in quanto materialista, in quanto non materialistica, nemmeno però tutta coerente, perché se l'anima è quella che ci distingue, parla poi, il mito della biga lo spiega chiaramente, di una parte concupiscibile, di una parte irascibile, che è comune, direi, anche ad altre, sì, al mondo materiale. Sì. Quindi la sua, diciamo, spiritualità, tra virgolette, non è nemmeno coerente, si muove, direi, a zigzag per cercare di dare delle spiegazioni a questa esigenza, direi, di spiegare l'anima dal suo punto di vista. Un'ultima, ancora una questione. Io non so quanto, direi, Platone possa essere, direi, trasferito nel mondo contemporaneo e soprattutto a Freud, perché mi pare, giusto per questa sua aspirazione a non essere un materialista, mi pare che non abbia l'accostamento a Freud sia più apparente che reale. È vero, ci sono delle corrispondenze, ma l'impianto generale tra Platone e Freud è del tutto differente, perché a mio parere il Freud effettivamente si muove in una tradizione materialistica che non è quella di Platone. Spiega tutto in termini, direi, materialistici, in termini pulsionali. E questo materialismo risulta poi essere il filone maestro delle neuroscienze, e quindi ancora di più, direi, se viaggiamo sull'onda delle neuroscienze siamo lontani mille miglia da Platone. Quindi la tradizione antica, sì, sì, non ma so quanto sia sopravvissuta. È quello che dicevo prima, cioè ci sono tante Grecie, no? Una è la Grecia dei filosofi, poi chiaramente avessimo non 20 minuti ma 2 ore, potremmo approfondire. Per sintetizzare, io ho detto la Grecia dei filosofi, la Grecia di Omero, perché Omero è il padre della Grecia, cioè i greci pensavano con Omero. Infatti Platone dice, se vogliamo fare una città giusta, la prima cosa che bisogna fare è pigliare Omero e mandarlo fuori. Chi ha letto Omero a più di 10 anni, per favore fuori da quella città, perché siete definitivamente corrotti. Siete definitivamente corrotti perché avete quest'idea dell'essere umano, quest'idea della città, quest'idea del mondo. Tutte cose sbagliate. Sostanzialmente io sono d'accordo con lei. Delle idee, potremmo dire, in un senso, diciamo, adottando delle categorie posteriori materialistiche, che quindi Platone ha sicuramente combattuto. Probabilmente lei faceva riferimento alla tradizione epicurea e quella stoica, che effettivamente fanno parte della filosofia ma non sono platoniche. Sono perfettamente d'accordo, diciamo, secondo me il modello omerico è quello che conta di più, perché ci fa capire il problema della Grecia, nel senso che Epicuro poi non è riuscito a imporsi, cioè l'idea, l'Epicuro è rimasto una figura marginale per molti secoli, fino a che effettivamente tra la rivoluzione scientifica del 600 e le riscoperte neuroscienze potrebbe dire, guarda caso, aveva ragione lui, sempre che tutto si risolva nel cervello. Quindi sono d'accordo, e dico solo una cosa, cioè preciso solo, per Platone quello che mi piacerebbe di non parlare di spiritualismo, che è un'immagine un po' troppo religiosa di Platone, ma di intellettualismo, cioè noi per Platone siamo i nostri pensieri e l'intelletto, quello che Aristotele dirà che Dio è pensiero, pensiero di pensiero, cioè è una tradizione molto interessante che rovescia completamente la nostra posizione, cioè per i filosofi, quei due filosofi lì che hanno influenzato tutto, è tutto pensiero, dal pensiero nasce la vita, dalla vita nasce la materia, noi viviamo esattamente in una posizione opposta. Allora è interessante pensare a Platone semplicemente perché ci aiuta a vedere, come diceva prima Michele Di Francesco, la storia delle idee, di come cambiano, di che una volta sembra per secoli abbiamo pensato così, adesso effettivamente pensiamo in un altro senso. Sono perfettamente d'accordo. L'ultima cosa su Freud, ma poi lascio la parola a Solinas, anch'io sono d'accordo con lei, perché effettivamente Freud riprende degli aspetti, cioè riprende questa scoperta potentissima di Platone dell'importanza dei desideri inconsci, di una dimensione inconscia. Però
Platone stesso nel Timeo dice poi la cosa vera non è il nostro pensiero, la mente, che è esattamente l'altra parte, quella immortale, quella che è fuori dalla dimensione temporale, fuori dalla dimensione materiale. Quindi in certo senso, e penso che sia un aspetto interessante di Platone il fatto che abbia una teoria dell'anima non proprio precisa, proprio perché poveretto stava facendo questo sforzo teorico mostruoso di definire questa nozione. È già tanto, eh? Poi dopo, come dire, adesso è facile pensare all'anima, se l'ha inventata lui, l'ha scoperta lui, e quindi è vero che c'è un'oscillazione tra il Fedone e la Repubblica, tra la Repubblica e il Timeo, e Freud ne ha preso una parte, ma non voglio parlare di più. Grazie intanto della domanda, che mi dà modo intanto di sottolineare una cosa che credo sia interessante, cioè che la prima formulazione chiara di Freud della teoria del sogno come appagamento allucinatorio di un desiderio rimosso la fa in un progetto di una psicologia che lui scrive nel 1895, che è un progetto estremamente materialistico, che infatti piace anche a diversi neuroscienziati, anche se ormai non va più di moda tanto Freud, anche se un po' sta riprendendo, però questo in questo progetto Freud cerca di ricondurre tutte le parti, diciamo, dell'anima, cioè le istanze della psiche, su un piano proprio materiale. Su un piano, cerca di sviluppare quest'idea per cui si possono ricondurre alla materia neuronale, anche perché Freud era, diciamo, un neurologo di formazione, aveva lavorato anche sui neuroni, sugli animaletti, faceva le vivisezioni, eccetera. E quindi in questo quadro estremamente materialistico, estremamente diciamo di radicale neuronalismo, potremmo dire, tira fuori questa teoria del sogno come appagamento di un desiderio. Questo per dire che i due piani, secondo Freud, non sono affatto incompatibili. Cioè il materialismo radicale su un certo piano si può dare, ma questo non toglie che i meccanismi psicologici abbiano su un altro piano, come Michele Francesco sa benissimo, possono essere estremamente raffinati. È la stessa idea della narrazione, c'è tutto un filone psicoanalitico che ha lavorato e continua a lavorare sull'idea che l'io sia una narrazione, sia il prodotto di una narrazione, no? Ci sono dei saggi come analisi terminabile e interminabile, costruzione dell'analisi, eccetera, in cui appunto emerge, soprattutto nell'ultimo Freud, quest'idea che fondamentalmente noi siamo ciò che raccontiamo di noi stessi, cioè c'è tutto questo piano, che poi è anche un piano diciamo terapeutico, anche se Freud non avrebbe detto terapeutico, avrebbe detto di analisi del sé, che conduce a costruire il proprio sé come narrazione. E quanto alla distanza con Platone, devo dire che prima di tutto è Freud che cita il simposio, no, non Solinas, cioè lui che cita e lo utilizza ampiamente in Al di là del principio del piacere, per mica mezza pagina, sono più di 10 pagine in cui lui utilizza esplicitamente il simposio. Però anche su questo c'è da dire una cosa che Mario Vegetti, che io ho imparato da Mario Vegetti, che Platone, lo richiamava anche Mauro Bonazzi, Platone in qualche modo si nasconde dietro i suoi personaggi, o comunque è un pensatore estremamente difficile da decifrare. Perché? Perché i suoi dialoghi sono anche una comunità dialogica in cui vengono presentate, esposte, difese, argomentate posizioni differenti, anche radicalmente differenti, per lo più radicalmente differenti, soprattutto nei dialoghi più divertenti, come per esempio nella Repubblica, in cui Trasimaco, no, ha delle posizioni che sono radicalmente contrarie a quelle che dovrebbero essere di Platone. Cioè, ecco, voglio dire che è difficile in realtà individuare qual è il Platone nei dialoghi platonici, posto che tutti i dialoghi giovanili ovviamente sono aporetici, cioè non c'è la risposta ai problemi che vengono posti. Ecco che Freud utilizza quindi anche questa via, e utilizza Aristofane. Prima Bonazzi mi diceva, ecco, ma dov'è che Freud parla di Aristofane? Perché in fondo quell'Aristofane là del simposio non è Aristofane. Esatto, non è Aristofane, ma non è neanche Platone. Chi è? È difficile dirlo. Ma questo non per sviare al problema, perché voglio dire che siccome c'è questo doppio piano, Freud può utilizzare anche delle posizioni che sono radicalmente platoniche, o che noi possiamo pensare fossero di Platone, per esempio quella della bigalata. Ora, la questione della bigalata è straordinaria. Io prima ho saltato la questione che si tratti appunto di una bigalata, cioè la famosa biga che va in quello che viene volgarmente detto l'iperuranio, no? Quindi è una cosa, cioè il livello, diciamo, metafisico è altissimo, ma questa narrazione della bigalata che va, vede le idee, insomma, è
Però sul piano psicologico, proprio quelle due parti dell'anima che lei ricordava, no? Cioè la parte, diciamo, legata al timos, cioè alle emozioni colleriche, all'aggressività, che nella Repubblica sarà lo timoides, e invece l'epitimeticon, cioè legata ai desideri. Ecco, questa è proprio invece un'idea che Freud sembra riprendere, anche se la rilancia su Empedocle. Perché? Perché si concentra su un livello analitico dell'analisi platonica, che appunto, grazie alla sua straordinaria ricchezza, permette questi differenti modi, approcci, tematizzazioni critiche, che sono proprio quell'eredità, quella ricchezza dell'eredità antica che Freud ha saputo usare in modo magistrale, che non è affatto banale. Per cui non è chiaramente, se noi pensiamo al Platone del Fedone, certo, siamo lontani, però invece c'è questa possibilità di lavorare su più piani. Vuoi dire qualcosa sul materialismo delle neuroscienze? Sì, ma qualcosa sì, una premessa. Di solito quando ci fanno una domanda difficile, noi conferenzieri diversamente giovani diciamo siamo d'accordo e poi diciamo l'opposto. Invece no, lei ha ragione, cioè è vero, abbiamo, almeno io personalmente ho selezionato una serie di episodi, però in 20 minuti mi sono occupato di 4.400 anni, ci ho aggiunto anche il futuro. Però il problema è vero, non è soltanto Platone, tutt'altro, e il fatto che Platone sia stato così rilevante ha ottimi motivi storici, perché si è sposato col cristianesimo, il neoplatonismo, è stato l'incontro, ci sono elementi agostiniani, perché in Platone manca una cosa fondamentale rispetto alla nozione di mente contemporanea, dell'interiorità. Questo penso di poterlo dire, è un elemento che interiorità e soggettività è un'altra tradizione, una tradizione che poi porta a Cartesio e che porta alla centralità del concetto di coscienza, che poi oggi è messa in discussione, è stata messa in discussione dalla psicoanalisi, ma è messa in discussione da molti punti. Quindi su questo è vero, è una scelta, naturalmente ce ne sono anche altre, però alcuni dei temi e dei problemi che sono stati posti, come vediamo, ci sono ancora. Un altro, professor Vegetti ha ragione, un altro elemento che poteva essere parte del quadro era Aristotele. Io oggi curiosamente siamo nella settimana del cervello, per cui ci sono molte manifestazioni. Alle 2 ero alla Bicocca a un convegno che aveva come titolo Il secondo cervello e parlava del sistema nervoso viscerale, nel senso che nel nostro sistema viscerale, nelle guts in inglese, esistono intanto 1,5 chili di batteri col loro patrimonio genetico, che fanno delle funzioni per farci vivere bene, che sono indispensabili. Addirittura se funziona male questo sistema possiamo ammalarci, ma possiamo ammalarci, ci sono studi che dicono che anche le demenze hanno a che fare con, e quindi per questo è importante l'alimentazione, eccetera. Questo è molto aristotelico, se mi permettete, nel senso che c'è questa idea del corpo e dell'anima ma come qualcosa che sono due facce di una stessa medaglia, e quindi certamente ci sono tanti aspetti della tradizione. Poi la parola materialismo capisco che può essere usata, il punto delle neuroscienze, che le neuroscienze di per sé, chi si occupa di neuroscienze non è interessato a materialismo o non materialismo, perché fa il suo mestiere di scienziato. Uno scienziato esamina determinati casi, magari sono pazienti, magari sono cellule, e cerca di avere delle ipotesi per rispondere a una serie di domande. Dopodiché, se fa o meno uso di nozioni che noi filosofi o noi interessati chiamiamo materiali o spirituali, poi noi lo classifichiamo. Però naturalmente le neuroscienze in quanto scienze sono abbastanza neutrali, anche se è vero che le metodologie si portano dietro una specie di presupposti e pregiudizi, nel senso non si va a misurare l'anima come facevano in certi posti della Russia con degli aloni, eccetera. Perché? Perché si dice che queste cose non hanno portato a risultati, un po' come nei tempi della guerra fredda c'erano molte ricerche sulle percezioni extrasensoriali, dopodiché, siccome non hanno fatto vincere nessuno la guerra fredda, e probabilmente perché non c'era niente da scoprire, sono state abbandonate. Quindi c'è un insieme, no, di aspetti sociali e aspetti più legati per i fatti. Tendenzialmente un esempio che magari potrebbe andare in relazione a quello che lei ha in mente: se lei
va a misurare le attività cognitive utilizzando per esempio la risonanza magnetica funzionale, cioè mettendo la gente dentro quegli enormi macchinari con cui si fa la risonanza magnetica, chiaramente troverà tante cose, ma non tutto, perché lei scoprirà come prendo decisioni quando piego un dito, perché lo posso fare dentro una macchina per la risonanza magnetica, ma non quanto decido se mi sposo o non mi sposo, perché non posso andare in giro dentro, mettere delle coppie dentro risonanza magnetica e aspettare di vedere se si innamorano e vedere cosa succede. Sto semplificando perché comunque comincia a essere anche un po' tardi, però il concetto è vero, la metodologia permette di scoprire certe cose, per altre cose dobbiamo usare un linguaggio che magari assomiglia un po' di più al linguaggio degli antichi. Non vuol dire che è impossibile che queste cose non abbiano una spiegazione, diciamo, puramente materiale. Può esserci un limite sperimentale per trovarlo. Tu volevi fare la domanda? No, di... facciamo un signore che chiedeva. Ah, prego. Una domanda di uno sprovveduto, una persona che nella vita si è occupata di scienza e non di filosofia. Di questo mi scuso molto. No, per carità, non è platonico questo scusarsi. Io però volevo chiedere se la discussione interessantissima peraltro di questa sera, le relazioni loro, abbiano una qualche relazione con i concetti di volontà, responsabilità, di male e di bene. Ecco, questo in qualche modo interessa, presumo, la regione dell'anima. Di Francesco, dai. Sì. Ah, mi fai un bel regalo, grazie. No, beh, allora, io penso che oggi occuparsi di mente ignorando i risultati della ricerca scientifica sia tempo perso, questo per quello che dice lei sulla scienza. Dopodiché possono esserci altre cose. Il concetto più facile tra i quattro che lei ha citato è quello di responsabilità, ed è un concetto estremamente difficile. La responsabilità è una nozione sociale, non è una nozione cerebrale, secondo me, naturalmente. Non si troverà mai il centro della responsabilità del cervello in un senso proprio. Naturalmente si scoprirà che dei pazienti con danni alle aree frontali del cervello si comportano da irresponsabili, ma questo non è aver definito cos'è la responsabilità. Quindi io credo che per studiare questi elementi, ma questo lo sanno anche i neuroscienziati, ci sia bisogno di un incontro tra, diciamo, la riflessione sociale, la riflessione anche etica, eccetera. Bene e male, naturalmente, certo, sono termini che pertengono a tanti ambiti, naturalmente. Ci sono dei tentativi di naturalizzare la morale, appunto, ci sono dei tentativi di partire e spiegare le nostre intuizioni e poi credenze e poi anche i sistemi morali guardando come dire i mammiferi che vivono in società organizzano la propria vita, ma anche chi dice questo, per esempio Patricia Churchland, che è una studiosa americana, ha scritto libri interessanti su questo tema, dice: naturalmente con questo non sto dicendo che tutto quello che si può dire sul bene e male lo si può dire, nessuno è così estremo che io sappia, però certamente in particolare sulla volontà invece mi taccio, perché non so bene cos'è, cioè è davvero un concetto, forse uno dei concetti più difficili da definire in assoluto, e tra l'altro non è proprio usato, non si trova nelle neuroscienze qualcuno che si occupa di volontà, proprio perché è un concetto con una metafisica molto complicata. Sì. Posso aggiungere una parola su questo? Lei ha evocato un antichissimo dibattito in cui mi interessa brevemente darle conto, perché Platone non fa affatto la figura dello spiritualista o dell'idealista, ma del materialista. Platone sosteneva che nessuno, era una tesi già di Socrate, nessuno fa il male volontariamente, cioè nessuno è moralmente responsabile delle azioni malvagie che compie. Perché? Socrate ne dava un'altra spiegazione, ma Platone nel Timeo è molto preciso. I casi sono due: chi compie il male lo compie o perché soffre di disturbi cerebrali, perché ha il cervello malato, perché per esempio c'è un eccesso di liquido seminale che va in circolo e è prodotto dal desiderio sessuale e altera gli equilibri dell'aria, o perché è malato proprio nel cervello,
o perché è male educato dalla società in cui, dalla famiglia, dalla società in cui è cresciuto. Quindi noi siamo indotti a comportarci da malvagi per queste due ragioni: o siamo malati o siamo maleducati, di solito tutte e due le cose. Quindi nessuno compie il male volontariamente. Se fossimo liberi di decidere le nostre azioni, il nostro corso di azioni andrebbe verso il bene. Beh, Aristotele, che passa ed è più simpatico verso il materialismo, dice: no, assolutamente non può essere così. Non può essere così perché, attenzione, dice caro Platone, se fosse vero quello che dici tu, verrebbe meno il principio sociale della punizione che i tribunali infliggono, dei premi che la società riconosce. Noi riconosciamo e premiamo i buoni e puniamo i cattivi. Ma se avessi ragione tu, non ci sarebbe nessun motivo per fare questa scelta, e quindi occorre pensare che l'azione malvagia o buona sia volontaria e responsabile. A mio avviso, quello che Aristotele dimostra è che l'azione malvagia o buona è imputabile, non che è responsabile, ma dimostra, secondo me, una cosa piuttosto diversa da quella della responsabilità. Dimostra la imputabilità sociale, ma non la responsabilità. Notare che anche Aristotele poi è in difficoltà quando deve mostrare come si forma questo principio di autonomia di scelta, perché in realtà Aristotele è convinto anche lui che i cattivi costumi formano una corazza caratteriale per cui noi non possiamo più a un certo punto comportarci diversamente da come siamo formati. Ma c'è un momento in cui siamo liberi, eravamo liberi di decidere se essere buoni o cattivi. Però questo momento poi si scopre che risale alla prima infanzia, quando è difficile pensare che si possano compiere scelte morali decisive. Quindi il problema è grosso. Ma è interessante notare che Platone adduce buoni argomenti contro l'idea di una responsabilità morale dell'azione malvagia. Se non c'è più altro, grazie a tutti per l'attenzione. Ci vediamo allora. Mi piace sempre così, perché uno è contento di avermi. Sì, sì, sì. Poi, sono molto bello i paralleli. Ma sì, guarda. Poi, avendo già letto i lavori, sapevo che sarebbero stati. Però, no, però devo dire che è stato interessante. Devo dire che io ignoravo tutti quei, cioè qualcosa ricordavo, ma hai tirato fuori subito queste opere interessanti. Non è troppo materialista, non so se si possa veramente definire materialista. Cioè, perché lui è fatto. Lui è di una pensiero.